Salve amici e bentornati sul mio canale. Oggi un video easy, molto soft, breve. Oggi andremo a vedere a che punto sto con i miei obiettivi, gli obiettivi che mi ero preposto per quest'anno. Se non li avete ancora visti, vi lascio il link magari qui in alto o in descrizione. Ma prima, come sempre, la parte più bella dei miei video, la sigla! Diciamo che potrei stare meglio, potrei stare messo meglio. E finora ho realizzato soltanto 3 dei miei 12 obiettivi. Il primo è stato i 1000 km in un mese, poi è l'uscita tra Subiaco e Lipata, che è stata un'uscita veramente impegnativa, e domenica sono riuscito ad arrivare finalmente al lago di Bracciano. E spero di potervelo far vedere nel prossimo video. Comunque, se mi seguite su Instagram già ci sono le foto. Purtroppo in questo periodo si va incontro al caldo, per cui riuscire a fare queste uscite impegnative oltre alla distanza, alle tante ore in sella e al dislivello, ci si mette anche il caldo, per cui bisognerebbe uscire molto presto, anche intorno alle 5 se si riesce, perché ecco, per esempio io stamattina sono uscito alle 9 e mezza per fare un giro qui intorno, giusto per far girare un pochino le gambe, e già alle 9 e mezza c'erano 30 gradi, per cui diciamo che uscire da 140-150 km non sono il massimo. Se si fanno a 30 gradi inizia a essere anche pericoloso. Il 19 andrò in ferie, penso di portarmi la bici con me, e prima del 19 vorrei riuscire a portarmi a casa almeno un altro obiettivo. Per quanto riguarda i miei 10.000 km, considerando che a fine giugno dovevo essere a metà anno, quindi tentativamente dovevo stare a 5.000 km, non ci sono arrivato, ero a 4.500, e quindi diciamo che sono un pochino sotto media, ma 500 km si recuperano facilmente. Quanto invece al dislivello, il mio obiettivo di superare il dislivello dell'anno scorso, che era di 64.000 metri, al momento sono già intorno ai 40.000 metri, per cui quello è quasi un obiettivo già portato a casa. Gli obiettivi che mi spaventano di più sono la Santissima Trinità, e quello sarà un obiettivo che mi lascerò tra settembre e ottobre, perché come ho detto non mi spaventano le tante ore sulla bici o la distanza, ma adesso inizia a spaventare il caldo, e al solo pensiero di rifarmi la Tiburtina al ritorno a mezzogiorno, anche che siano le 11 sotto il sole cocente, no, è una cosa che mi spaventa. No, deve essere un piacere, e realizzare questi obiettivi, oltre a essere una sfida con me stesso, deve essere anche un piacere realizzarli, come è stata la realizzazione dell'uscita a Bracciano. E l'altra uscita che mi spaventa particolarmente è l'uscita dei laghi, quella del lago del Turano e del lago del Salto insieme, passando per Muro Pizzo, per la salita di Muro Pizzo, che è una salita che ha dei picchi di pendenza veramente esagerati. Non dura molto, ma ha una pendenza veramente esagerata, e chi l'ha fatta lo sa e sa di che cosa sto parlando. Per quanto riguarda invece le altre uscite, l'anello di Fiuggi, il raggiungere una provincia laziale, quelle sono più alla mia portata, spero di realizzarle, almeno una delle due spero di realizzarle prima di partire in vacanza. Poi rimarrebbero l'uscita da 200 km, che devo solo trovare la giornata, mi serve una giornata, perché già ce l'ho in mente, mi serve una giornata in cui non mi devo preoccupare dei miei bambini, perché magari riesco a organizzarmi con mia moglie. E poi abbiamo il viaggio, no,
c'è anche l'uscita del mare, il raggiungimento del mare è un'uscita tra tutte quelle che mi sono rimaste da fare, forse è quella più semplice che c'è. Però dopo l'incidente ho questo blocco mentale che mi porta a... cioè, la farò e ne sono sicuro che tenterò di realizzare quell'obiettivo. Ci vado di sabato o di domenica di questo periodo e è chiaro che incontrerò un mare di macchine perché andranno tutti al mare, quindi stavo pensando di realizzarla magari tra ottobre, una giornata fredda, dove magari non si presume che ci siano persone che vadano al mare. E infine, ma non ultimo, l'uscita più importante, l'obiettivo più importante è coprire la tratta Roma-Milano. Quello è un obiettivo che me lo devo studiare ancora bene. Spero di poterlo realizzare, sicuramente ci proverò. Ma devo mettere su un bel po' di chilometri sulle gambe, devo abituarmi ai 100 chilometri in scioltezza e purtroppo c'è sempre qualcosa che mi impedisce di dedicarmi completamente alla bici, ma nonostante ciò, anche se ci arrivassi un pochino impreparato o comunque non preparato come dico io, sicuramente tenterò di farlo, una cosa che comunque proverò a fare. L'unica cosa che credo che non riuscirò a portare a termine sono dei miei 10.000 chilometri, sono i 1.000, almeno 1.000 fatti in mountain bike. Io adesso non sto tenendo bene sotto controllo quanti chilometri sto facendo con una bici piuttosto che con un'altra. Li ho tutti segnati, ma mi devo mettere a tavolino e farmi bene i conti e vedere. Sicuramente per quanto riguarda la mountain bike sto molto sotto media, non so se riuscirò ad arrivare a 1.000, però non per mettere le mani avanti, per carità. Se al termine di quest'anno qualche obiettivo non l'avrò raggiunto, amen, questi obiettivi in realtà sono soltanto una motivazione per fare di meglio. Quindi anche se qualcosa non porterò a casa, però so che anche quest'anno sono riuscito ad alzare l'asticella. Tuttavia siamo ancora a metà anno e io comunque mi impegnerò per cercare di realizzarli tutti quanti. Se quello dei 1.000 chilometri in mountain bike è quello che non realizzerò, è soltanto perché tengo di più agli altri, non perché non ci riesca. Però è vero anche che io ho messo quell'obiettivo per far sì che utilizzi un pochino di più la mountain bike, perché l'anno scorso non l'ho usata per niente e quest'anno l'ho ripresa, mi è piaciuto. Rimango sempre più fedele alla bici da strada, alle lunghe distanze, ma la mountain bike comunque ricopre un ruolo veramente importante. Mi serve a spezzare, a variare e avere un contatto con la natura che con la bici da strada difficilmente si riesce ad avere. Quindi il video finisce qui e ti invito a lasciare un bel like se ti è piaciuto, ma soprattutto a iscriverti al canale in modo che il mio canale possa crescere e ad attivare la campanellina per non perdere i prossimi video. Ok, quindi ci vediamo col prossimo video in cui spero di riuscire a farvi vedere l'uscita di Bracciano. Ciao!